Benvenuti in questo nuovo video di GTA 5. Torniamo a fare un bel nascondino dopo un po' di tempo con le auto dentro Forza Incudo, che abbiamo fatto un po' di anni fa. Cambia giusto una regolina: chi cerca non deve soltanto vedere la persona nascosta, ma deve aiutarlo con l'auto. Quindi okay. Auto che aiuta auto. Chi si nasconde non può scendere dall'auto, ma questo è sempre stato così, ok? E quindi l'obiettivo di chi cerca... Cara, che c'è? Perché mi hai spaccato? Così. Perché? L'obiettivo di chi cerca che è chiaramente è Steph, trovare e colpire l'auto. Allora, io prima round cerco io. Ho un problema perché non c'è l'auto. Marci mi ha dato un passaggio, io quindi io non ho l'auto. Però bella. Vi insegno un trucco, la potete rubare. Però, se volete essere sicuri, chiamate Simon e fate quella roba che non vi dà la taglia. Io mi sa che non ha funzionato il pagare una persona, mi stanno sparando. Ma perché non hai rubato l'auto, hai rubato un veicolo militare. È uguale. No, secondo me non è per quello. Secondo me è perché non hai fatto chiudere un occhio. Arrivo. Ti sei nascosto dal radar, secondo me. Mi faccio uccidere. Ci vediamo tra poco. Sì, no, dai, io inizio a pensarmi da marcio tutto, ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Vai, andate a cercare il nascondiglio. Mi mangio la banana. Mentre finisco di masticare la banana, inizio a cercare. Il mio o è facilissimo o è impossibile. Avete presente il tic di premere esc ogni tanto? Sì. Ecco, ho aperto per sbaglio la mappa. Quindi adesso sto intrippando il mio cervello andando in giro per dimenticare ciò che ho visto. Esatto. Io l'ho aperta, ma perché tanto sono nascoste. No, certo. Volevo vedere dove. Vabbè, dove io lo apro ogni tanto, ci sta. E il problema è che non dovevo farlo perché, io. Perché noi non cambia niente, non dobbiamo cercare. Sì, infatti. Allora, non dovrei più capirci nulla così. Finché sarà notte, i nascondigli a Forza Incudo in auto non sono male per niente. Perché è grande, ma il punto è che è buio. Grande, però non ci sono così tanti nascondigli perché è un posto molto aperto. Ma si può dargli un consiglio? No, non voglio nulla. No, no. È molto difficile anche capire se c'è dentro un essere umano o il veicolo. Certo. A sinistra, Steph, dovevi guardare. Però io purtroppo ho trovato un veicolo che lo rende visibile, per quello ti dicevo volevo cambiare, ma me la sono rischiata. Qui dentro è plausibile che c'è qualcuno. Scappa, Marci, scappa. Ce l'ho fatta, raga, ce l'ho fatta, sono andato via. Non hai sentito il rumore dell'auto, Steph? No. Ha sgommato proprio. State là. Io voglio solo sapere una cosa per non perdere tempo a cercare nel Vai. Caso. Qualcuno si sta muovendo con l'auto no. Facendo finta di essere militare? Non mi sono mai mosso io. Ok, almeno. Siamo tutti fermi. Anch'io non mi sono mai mossa. È difficile. Non può essere qualcuno così, no? No, quello è il mio veicolo, però non riuscivo a prenderlo. Ho capito. Ma Steph, ti hai visto? Non ti vedo più. Ti vedo! Io voglio vedere. Irritando. Ma sei all'aperto, Marci, o? Sì, sì, io sembro all'aperto, raga. Sembra sottoterra, Marci. E infatti sottoterra. Perché? Cioè, io sto guardando anche anch'io. Lo schermo di Steph. Raga, non si vede nulla, eh. Io diciamo che Steph sono molto visibile. Mettiamola così. Era ottimo. Ma niente. Ah. Però è tutto il tempo, no, ma non può nascondersi, ci sono nascondigli, ho visto. Vabbè, nella zona dove ero io ti non sicuro sono, che non c'era niente. È possibile? Non può essere qua. Trovato. Ma ti dicevo, dov'è che sta? È Marci questo? Sì. Sì, sono io. Ok. Ti direi... Non è la minimappa, o è la minimappa? No. Però non so neanche dove sono gli altri. So solo che perché... sono dove non eri tu prima, però non so dove sono. Perché nel caso puoi cercare darti una tu. Mano. Va bene. Dai, io comunque non mi muovo. Ma anche a saperlo, è già non mi ricordo neanche così, più. Sto ferma. Il problema è che il prossimo round secondo me diventerà giorno durante. No, forse no. Perché col giorno qua è difficile nascondersi, eh. Temo che mi arrendo. Ti arrendi? Ne è uno vicinissimo, sicuro? Ecco, io bella. O Steph? No, Steph. Dove siete, raga? Ma anche Marci, in realtà. Uno esatto, per uno abbiamo. Uno ne abbiamo? Sì, sì. Diamoci un minuto, Marci. Dai, un minuto. Ok. Quindi se siamo vicini, ero di qua. L'ho rotto io, però ho la rotto qualcuno di simpatico.
Buongiorno. Ok. Finalmente, dai, non mi sono mossa, che sennò quando la finiamo più. Ma siamo, siamo vicini? Io, raga, ho visto dove sta Nico, quindi non cerco. Sarebbe corretto. Ma... l'hai trovato? Okay. Sì, ma perché c'aveva il giubbotto verde, se no non l'avrei mai visto. Ma perché però... l'auto rossa brillante? Chi vuole cercare? È Nico, dai, Nico mi sembra bravo. No, Marci. O Nico, vabbè, Marci. Vado. No, vabbè, cerco io. È terrificante cercare, Marci? Raga. Sì, sì, cerco io. Aspettate un attimo. Allora, vai al centro. Mi metto al centro, esatto. Radar disattivato. Allora. Allora, io sono soddisfatto. Gli altri due? Ah, posso? Io non ho visto una cosa, cavolo. Aspetta, vabbè. Ancora Marci, Nico? Okay. Beh, sì, sì, ormai. Ti accontenti? Staff? Okay. Sì. Beh, allora, ci può stare. Faccio una foto perché ragazzi lo dovete vedere. Considera che rispetto a me è già meno buio, esatto, e pian piano sta diventando meno buio. Esatto. È un buon vantaggio. Sono molto fiera del mio nascondiglio. Sì, forse è il migliore di oggi. L'hai mostrato in cam? Ho fatto una foto. Sì, ma tanto poi ti dimentichi di mandarla quando la dita al signor editor e poi è un casino. No, non mi dimentico. Guardate. È perché poi ho capito tutto il resto che mi dà una mano. Non posso dare più informazioni di questa perché sennò poi... Sono tornato dove era primo Nico perché ho detto magari è ancora lì. Sarebbe utile perché rifare lo stesso nascondiglio. Ogni tanto lo facevo con Trofere. Beh, perché non è per scontato che uno sia così scemo, invece ogni tanto può essere. È passato un minuto e 15 secondi. Ma sono passato vicino a qualcuno? Sì. Sì, ma veramente? Sì, Marci, sì. Cioè, non è come quando stavamo trollando Steph che glielo dicevamo, cioè, era minimamente vero, questa volta è vero. Stavi brindando, sì, assieme a una persona che te ne sei accorto. 2 minuti passati. Io becco auto minuti a caso. Aspetti di sbattere su tutte le auto, Marci. Di nuovo. Vuol dire che tu mi vedi, ok. E certo, cosa sto facendo capire. Ma dopo questo video dobbiamo fare una challenge di Fortnite, vero? Qualcuno è stato trovato, ma non sono io. Proprio così. Proprio così. Dobbiamo fare una challenge di Fortnite, cara. Non posso. Tu, Nico, giochi con me? No, Nico non ti aiuta perché è giorno puro. Dai, è giorno, okay. Marci. Cioè, allora, se mi passi anche solo a fianco, mi vedi. Di notte sarebbe stato difficile, ma di giorno è palese. Perché c'è silenzio? Eravate qua, vi siete spostati, vero? No. Eccolo. Qualcuno sì. Alve... questa era furbo. Manco solo io. Manca solo tu. Ok. E hai 1 minuto di tempo. Vabbè, ne ho trovati già 2, quindi ti ho battuto. Perché? L'hai fatta arrabbiare. Ma non ho fatto niente. Aia. Marci delinquente. Scappa. Ok, non sono sparato qua dentro. Quello è perché mi ha attivato la minimap e l'hanno sparato. Allora, dagli qualche un po' di tempo in più. Sì, perché... ma 10 secondi è già qui dentro. No, 20, dai. Quanto manca? Ho capito. 30 secondi. Lato. Dov'è? Lontano. Okay. No. Lontano. Non troppissimo. Non troppissimo, però. Adesso andando alla parte sbagliata, immagino. Può essere. Quindi eravate tutte e tre vicine, eravate. Io penso, ma come. Ok, mi faccio il giro da questa parte, poi amen. Vediamo. Non ha nessuna chance. Minuto passato, andiamo a prendere. Lo porti? Sì, sì, sì. Esatto. No, retromarsh. È dentro uno di questi cubotti. No, però fai vedere bene. È qua. Ha dentro il guarda, cubo. Guarda, vedi, proprio nel cassonetto. Lo vedi? No, vabbè, dai, era impossibile. Di notte? Secondo me, di notte questo non lo vedevi neanche se ci passavi a fianco. Ah, neanche di giorno l'ho visto perché ci sono passato di fianco. Esatto, vedi? Dentro il cassonetto, mi sono messo a confondermi col colore. Era un bel volete studio. Fare l'ultimo round? Sì, lo fa Nico, dai. 4 minuti di tempo perché è giorno. Certo. Però piove. Io voglio provare a fare qualcosa di sgravo, ragazzi. Anch'io. Ci provo. Se il mio sarà un all-in, o introvabile o trovabilissimo. Vabbè, questo è un buon nascondiglio, dai. Ho provato, ma non era e fattibile. Quindi quando passi da qui tu non mi vedi. Vero? Ma ci devi sta. Sperare non passi più. Vabbè, però non voglio tryhardar troppo, dai, anche meno tempo. Allora. Io ho bisogno ancora un secondo, ragazzi. Anch'io, ma ho quasi finito. Lo faccio vedere. Questa come rompe. No! Ho fatto vedere la mia faccia. Perché si è aperta la fotocamera. Aspetta, questo. Quindi se passi indietro. Io sono a posto, eh. Marci? Io sono a posto. Marci? Intanto contente, eh? Sì, sì. Tempo parte, via. Il mio è proprio esagerato. Se ci avete no, messo io, tanto. Io ho già fatto quello lo scorso round, quindi. Ne ci ho messo tanto perché speravo in un nascondiglio che ho dovuto mollare. Quindi mi stai dicendo che sei vicino a me?
Ti stai dicendo che non so scegliere il piano B. Allora, io apro la minimap. Ok, Nico è della parte opposta a mia, questo posso dirlo. Bene. Però dai, dentro gli hangar è troppo banale. Piove. Queste casette, però, sono spot carini. I cespugli, no? Queste pulizie. Essendo passato un minuto, tocca darlo un indizio. Non abbiamo visto buttar giù quel cartello. Mi hai visto buttare giù la sbarra? Boh. Ah, ma... sei un po'... Come hai fatto? Non so, mi è apparso il tuo nome sopra. Il mio nome sopra? Ma chi? Come? C'era scritto tipo in pausa. Non c'era scritto start, c'era scritto no, perché in hai fatto start, hai fatto. Ma non io non sapevo comparisse scritto. Va bene. Imbecille. Mi stanno a sparare. Non si sa perché. Capita. Ma Nico, tu c'hai il camioncino? È un attimo, mi ci sta buttando sotto le ruote un poliziotto. Ah no, vedo Steph, è Steph quello lì. Da. Ma Marci, io lì come ci arrivo? L'hai visto? Non so, devi provarci tu. Ma come l'ha fatto? Non lo so. C'è una rampa come, qua, come? Qua. Ah, eccola, vabbè. Bella, bravo. Ah, però sì, lo faccio non è facile. No, Nico. No, allora con le moto è possibile, ma... Con l'auto. No, fa, però... Io non ho l'auto giusta, Nico forse ce la può fare. Nico, secondo me l'altra rampa. Ma quindi vi... First try? Ma quindi vi sì. Di nuovo? Buono, Nico! Dai, ma scappa. Codardo. L'ho tamponato per darti una mano, Nico. Piccolo più... Oh, mio Dio. Ma chi occhio ai militari. Sì. Ma Steph, non è un po' troppo? E io do una mano, dato che fuggi, comunque sei stato trovato. Però Nico non ti prende. Attenzione, Nico arriva a massima velocità. Sbatte sul militare. Sono pure di cercare, è finita. E Marci fugge con i militari che sparano su Nico. L'inseguimento va avanti. Aspetta, mo faccio una telefonata. Dai che si scivola pure con sta pioggia. No, Marci, prova a risalire. No, mi sono suicidato, mi è venuto fuori. È esploso. Marci è suicidato. Marci fuori dei giochi. Beh, almeno ho tolto l'attenzione da Fere. È stato con stile, però. Mi ha fatto perdere un po' di tempo. Manca un solo minuto. Nico mi avvicinerà verso Fere. No, non aspetta. Non fa lo Nico, aspetta. Fammi... No, ha troppo poco tempo. Cara, manca un minuto. Perché devi fare lo snitch? Si chiamano indizi. No, è snitch questo. Io mi fermo qua, Nico. Ragazzi, arrivo col caccia io. Nascondi. Bello questo, eh? Non l'ha visto nessuno di noi. In tre round di nascondino non l'ha visto nessuno di noi. Ma perché comunque sono sei morto? A 5 minuti e 20. 5 minuti e 20, Nico. Sono morto. Fere è la vincitrice di oggi. Voglio vedere dove Fera, raga. Sono più bravi. Comunque schiantato. Ti vedi, eh. No, dai, no, 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 no. Dai, è bello, bello. Esatto. È bello. Posso avere la foto di doveri, Fere? No, perché? vieni. È bello, è qua dentro. Non ho un'altra. Vedi che non mi aveva visto lo stesso. In modo tale che quando bello. Passi... Però aspetta, non mi killare, voglio che lo veda anche Marci. Ti ho killato. Arriva a piedi, vedi? Ragazzi. E quindi bello. Se passavi, da, capito, da fuori, bello. Tecnicamente non brava. Mi vedi. Brava, vediamo. È nascondiglio. Ah, oddio. Anche a piedi può essere interessante nascondiglio. Forza in culo lo valutiamo. Io ho trovato un altro posto, allora. Mi hai visto? No, non ti ho visto perché non riesco ad arrivarci. Sono a piedi, dai, fa niente, guarda il video. Ciao. Ciao.